Benvenuti al quinto concerto della rassegna Music and Research, questa rassegna che abbiamo voluto organizzare sull'idea del professore Francesco Salvatore e di Bruno Rotoli, e che è in fondo dedicata nella sua interezza a Bruno Rotoli. Ecco, questo è il quinto evento, abbiamo due ospiti di grande rilievo oggi, Marcello Rosa e Lucio Turco. Sono due grandi esponenti del jazz italiano tradizionale, sono un po' la storia del jazz italiano. E in particolare Marcello Rosa è un po' un'enciclopedia del jazz italiano, perché ha suonato con tutti i più grandi jazzisti del mondo, e ha scritto e parlato di tutti, perché è anche stato un grande divulgatore di jazz. Ha inventato la figura del DJ jazz negli anni 60, quindi fa parte della generazione, diciamo, storica del jazz italiano, così come Lucio Turco fa parte della grande tradizione batteristica della scuola romana. Ora, l'esperimento di oggi è un esperimento di fusione fra due generazioni di jazzisti, appunto Rosa e Turco, jazz storico italiano, e i tre nostri jazzisti dell'ensemble stabile della nostra rassegna. Marcello Rosa è stato sempre un grande sostenitore della purezza del jazz, della intramontabilità del jazz, e ha sempre combattuto l'idea, soprattutto quando era ragazzo, ma anche dopo, che la vera musica, la musica rivoluzionaria del Novecento fosse il rock, e che il jazz fosse la tradizione. Ha sempre combattuto questa idea. E se leggete quello che ha scritto, quello che ha detto, capite, e se leggete anche la sua piccola autobiografia che c'è nel De Plan, ecco, il suo racconto è un po', come dire, l'emblema del passaggio che c'è stato nel Novecento fra la musica classica e la musica jazz, laddove la musica jazz è la vera grande erede della tradizione classica, nonostante la dirompente innovatività e la dirompente rivoluzionarietà. Nella sua vita si trova appunto questo, no? Formato agli studi classici, grande passione per il classico, esplosione poi di inventiva e di carriera nel jazz. Io adesso cedo la parola al nostro direttore artistico, che è Marco Zurzolo, che poi introduce il gruppo. Vi ringrazio. Marco Zurzolo. Grazie, buonasera. Niente, siamo arrivati al quinto incontro di questa rassegna bellissima, che devo sempre ringraziare Franco, che mi ha dato questa possibilità bellissima di essere qui in questo posto incredibile che di giorno è un istituto di ricerca e poi all'improvviso può diventare anche un posto dedito al jazz e sicuramente anche alla ricerca musicale che facciamo noi con la tradizione della nostra terra, con degli ospiti incredibili. Quindi siamo al penultimo concerto di questa stagione, speriamo di poter continuare, questo ci farebbe tantissimo piacere. E la volta di Marcello Rosa. Marcello Rosa è un trombonista incredibile, prima di tutto di un'eleganza mostruosa, mi piace molto, e poi tutte le volte che ho suonato a Roma non si è mai perso un mio concerto. E veniva lì, sembra una persona timida, invece adesso che ci ho parlato un pochino sta incazzato col mondo intero, e questo mi fa piacere perché lo stesso mi rispecchia molto col mio carattere, perché sono uno di quelli che combatte molto la vita sociale, e soprattutto quando mi ritrovo che questo paese non è un paese meritocratico, diciamoci la verità, e quindi ci ritroviamo a dover combattere, a stare sempre a farci passare la gente, vabbè, basta, mi succede in questo periodo, quindi mi è piaciuto questo incontro, diciamo, quest'altra faccia di Marcello. E poi c'è Lucio Turco, che è un batterista bravissimo, che abbiamo suonato spesso a Roma all'Alexander Platz, che è un club dedito alla musica jazz, è un po' una colonna portante di questa musica. E poi è la volta dei tre musicisti che suonano con me, che sono Alessandro Tedesco al trombone, Davide Costagliola al basso e al pianoforte Vincenzo Danise. Quindi buon concerto e buon divertimento. Grazie.
Avete notato che da un trombone fuoriesce del liquido e da questo no. Thank you.
grazie. Grazie. No, volevo... Come in televisione. Ma non sono una che ascolti. Abbiamo iniziato con un brano intitolato Toledo. Questo è una sorta di tentativo di coniugare le armonie del flamenco con le armonie del blues. Non so se sia riuscito o meno, ma insomma questo è quello che abbiamo fatto. Il brano, per la cronaca, è del sottoscritto, come molti altri brani che suoneremo stasera, non tutti, ma ce ne sono anche di più belli, insomma, non miei ovviamente. E il secondo invece è sempre ancora una mia composizione, si intitola Bopo, e risale al 1990, quando ho avuto l'occasione di suonare questo brano con un grandissimo personaggio del jazz italiano, Flavio Bolto, che era venuto a Roma per un ingaggio insieme a un sassofonista, Alfredo Ponissi, che oggi è uno stimato insegnante al Conservatorio di Torino. Allora, in omaggio a Bolto e Ponissi, è venuto fuori questo brano che si intitola Bopo. È tutto qua. Questo è il sogno della mia vita, di suonare uno strumento che non mi sente di problemi di intonazione, perché questo non può fare. E ho deciso che la mia vecchiaia sarà dedicata a questo. Per adesso il problema è alternare. Thank you.
Thank you.
brano è una composizione di un grandissimo direttore d'orchestra, arrangiatore, trombettista, non c'è più, si chiamava Ted Jones, e il brano si intitola Child is Born. E questa è una ninna nanna che lui scrisse per il suo primo bimbo. E noi invece non ne abbiamo fatto una ninna nanna, che tra l'altro era in un tempo di tre quarti, classico per ninna nanna. E noi lo facciamo in un tempo normale di quattro quarti, di sapore vagamente funky, per cui è diventata una ninna nanna per stare svegli nel concetto. Se qualcuno riuscisse a addormentarsi con questo brano, beh, insomma, è una cosa abbastanza... Sapevo che sono così forti che fanno leggere a noi quello che c'è scritto nella pagina dietro. È un casino di cose, di geroglifici. Bisogna avere l'accortezza, oltre a ferire ferocemente le pupille. Non so dove vedrei. No, non si può. È stato già. Però insomma. Vogliamo mettere uno schermo scuro dietro? Vabbè. Un domani. Cioè, se avessimo un successo tale da replicare. One, two, three. Thank you.
Questo che suoniamo adesso si intitola Señorita. Io sono molto affezionato alla Spagna, non so perché, non lo so.
Non so ovviamente perché ho detto questo. Perché? C'era una ragione. Ah sì, sì. No, è grave questo. Eh? Che c'entra? Poi se ne viene in mente. Ecco. Sinceramente quando allora, le cose nel mio mondo del jazz nascono per situazioni incontrollabili alla mia volontà, insomma, così casualmente. Allora questo brano è nato da una, a me piaceva molto la Carmen, l'opera, e c'è una famosa aria, l'Abanera, tratta dalla Carmen, che fin da piccolo mi aveva affascinato, tanto che ho basato questo tema che ho così composto su un ritmo di Abanera, e per fare questo avevo bisogno di uno strumento che mi aiutasse mentre io suono la melodia con il ritmo di Abanera. Allora, sapendo le qualità eccelse di Alessandro Tedesco, gli ho mollato questo compito, che è gravoso nel senso che il movimento ritmico che lui deve eseguire è una rottura di palle terribile. Io mi, però siccome lui è più giovane, subisce il per fare questo l'ho obbligato a utilizzare quel marchingegno, quella si chiama sordina. La sordina ovviamente serve per fare meno rumore, questo insomma, specialmente a casa, tutti i trombonisti hanno molte sordine. Ma oltre a questo fa meno rumore, ma si fa più fatica. Per cui Alessandro dopo questa sera mi odierà con maggior vigore di quanto già gli dovrebbe competere. E questa introduzione te la dedico, mettici tutta l'anima, fai te, in modo da esaltare le qualità melodiche del brano che modestamente sono... Insomma, non è che faccia schifo, però. Thank you.
Ci sarà un intervento insperato, ma ci siamo messi d'accordo, per cui lo spero vivamente. Però prima di questo terminiamo la parte che mi riguarda di più, con un brano che è un'altra mia composizione, e si intitola, l'ho dedicata alla mia cittadina natale, che era italiana, adesso non lo è più, perché noi perdiamo le città anche, insomma, non solo gli imperi, città. Però chi... Adesso dirò il titolo che è anche il nome di questa cittadina. Il primo che indovina dov'è questa località avrà un grazioso regalo da parte mia, un disco che ho fatto, che siccome non è intonso può essere regalato al primo che capita senza... perché insomma... se uno non toglie il cellophane, che è la cosa più difficile da togliere nei dischi. Allora, questa dove sono nato io, sono nato a 7 chilometri da questa località, per cui già la località non la conosce nessuno. 7 chilometri da questa... però io sono nato poi... Si chiama Opatia. Ischia.
Oh, allora, ragazzi, io, ragazzi, perché rispetto a me qua, rischio di rovinarmi, perché quanti ne devo regalare dei dischi? Tutti hanno indovinato, non c'è becca mai nessuno. Ho capito, ma insomma. Vedi? Io tanti anni fa venivo spesso da queste parti, poi il successo deve essere stato tale che non mi hanno più chiamato per 40 anni. È solo la temerarietà di Marco Zuzzolo che ha fatto sì che io non dicessi no e che venissi qua. Insomma. Allora, vabbè, chi è stato il primo, no? Perché io avevo detto il primo, chi è stato? Vedetevela voi! E poi non ce n'ho io tanti. No, cosa detta? C'ho la mia bisaccia. Vabbè, dopo fatevi riconoscere, io... è al confine adesso è Slovenia, per cui non ha niente a che vedere con l'atmosfera del brano, perché questo è un calypso. In effetti il calypso evoca atmosfere marine, esotiche, questa è erotica invece, non esotica, un po' eretica. È quasi esoterica, che non si sa mai, però, per cui Abbazia, oggi Opatia, era la Monte Carlo dell'Impero Asburgico. Mio nonno Franz era, pensate un po', ufficiale della Marina di Vienna. Vienna non c'ha manco una fontana, però così era. Tutti le medaglie, non so come ha fatto. Non aveva un cane, c'aveva un orso. È chiaro che sono nato io, che c'è qualcosa che non va da parte di... Vabbè. Però è diventato un calypso e volendo, visto che sinceramente il pezzo non è male, se ci fosse la collaborazione di qualcuno di voi, io avrei bisogno di un coro maschile. Mi bastano quattro voci potenti e un coro femminile. Quattro voci femminili. Se non ci sono quattro, anche voci bianche, spero di no. Preferirei, se ci fosse qualcuno o qualcuno. No, no, anche così, sì. Praticamente un coro di avvinazzati che accompagnano. In più ci vorrebbe uno che abbia alcuni rudimenti musicali per suonare questo qui. Se ve la sentite, poi me lo ridate, perché c'è questa cosa. C'è qualche candidato? Sì o no? Dite sì o dite no? Voci, voci, ok. Voci? Sì. Lei. Maschi niente. Maschi. Marco tu. Allora, no, il discorso è semplicissimo. Questo è un brano, come ho detto. Allora, questo brano acquista maggior vigore se c'è un richiamo esplicitamente erotico da parte di quattro donne alle quali rispondono i maschi in preda a un infogliamento su tutto questo. C'è poi la musica che insomma fa da collante alla cosa. Se avete un po' di tempo io vi spiego qual è l'iter, se no
Zuzzolo, che devo fare? Me ne vado? Continuo? Allora. Usando qualsiasi fonema, non la 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 che fa schifo, ma insomma. C'è qualcuno? Chi ha fatto? Chi ha fatto? Madonna. Sì, beh, vabbè. A questo richiamo. Sì. E andate avanti fino a che lo dico io. Sì, quello là così. Io comincio a fare la guida per i maschi, si fa per la femmine. Sì, come qua, tu, ti, po, femmina.
Grazie. E adesso è il momento di Marco Zurzolo, se non se n'è andato, spero di no. Facciamo uno standard. Outer Limits, un arrangiamento del maestro. Thank you.
Grazie, Marcello Rosa, grande. È veramente la storia del jazz italiano, Marcello. Vincenzo Danisi al piano. Alessandro Tedesco al trombone. Davide Costagliola al basso. Lucio Turco alla batteria. Grande. Grazie. Io mi ruberei solamente un altro brano che facciamo sempre, il brano dedicato a Bruno. Poi tra l'altro devo dire una cosa, c'è una vaga somiglianza con Marcello Bruno. Ciao, non so se l'avete notato, però a me sembra lui. E facciamo il pezzo e stasera è venuto il quarto elemento, anzi il quinto elemento della nostra band e chiediamo a Lucio se è possibile farlo suonare, Gianluca Brugnano. Thank you.
Grazie Marcello Rosa, Vincenzo Danise, Alessandro Tedesco, Davide Costagliola, Lucio Turco, Gianluca Brugnano, Marco Zurzolo, grazie. Ciao, al prossimo appuntamento. Ciao. Grazie.